Cristo è venuto dal cielo per salvare le pecore smarrite. Lui l'ha detto: io sono venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto. Sei perduto questa sera? Sei perduta? Gesù ti vuole salvare. Lui ti sta cercando tramite questa predicazione. È Lui che parla ad ognuno di noi. È Lui che parla ai nostri cuori, cari. Per questo che il Signore dice: se oggi, alleluia, se oggi ascoltate la mia voce, non indurite i vostri cuori, non siate ribelli come quel popolo che io tirai fuori dall'Egitto, li liberai dall'Egitto e io li promisi la terra promessa, ma loro si ribellarono a me e si fecero un vitello d'oro. Non essere ribelle come quel popolo ingrato. Non seguire i vitelli d'oro che ci sono in questo mondo, segui l'agnello di Dio, segui Gesù, segui il Vangelo, segui la parola, alleluia, perché la parola di Dio è la verità, e la parola di Dio, alleluia, la parola di Dio ha il potere di illuminarci, ti benedica, alleluia, perché essa è la luce. È scritto nel Salmo 119, al verso 105: o Signore, la tua parola è una luce sul mio sentiero, è una lampada sul mio piede. La parola di Dio è una lampada, la parola di Dio è una luce spirituale, la parola di Dio ha il potere di illuminarci. La parola di Dio ha il potere di cambiare i nostri cuori. Alleluia. Alleluia. È per questo che il Signore vuole che la sì, ai cuori.